Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Amrabat, salta l'uomo in aria, Drogba! Drogba! Sempre straordinariamente, di dietro qua, con un gol alla Drogba. Bring the action. 11:12 minuti, buongiorno Carlo Lazzotti, direttore di TS del Domani dello Sport, che sono lo stesso giornale. Buongiorno caro Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, tante cose, poco tempo. Parto dalla sorta di tweet di Francesco Totti, dal suo blog francescototti.com. Javier, non fare scherzi, mi raccomando, ti aspetto per il prossimo Roma-Inter. Io il gagliardetto delle squadre lo scambio solo con te. Questo è l'in bocca al lupo di Francesco Totti. Che dire di Javier Zanetti, grande giocatore. Ieri citavamo il servizio di Sky Sport, con le stampelle al Poligono di Milano. In 6 si sono presentati per far la foto, non ne ha saltato uno, sempre col sorriso nonostante l'infortunio, le stampelle. È un grande personaggio del calcio Zanetti, Carlo. No, un giocatore, è più che altro un uomo meraviglioso, sì. Perché mi piace tantissimo queste frasi che ha detto Francesco Totti, perché dimostra che anche con lo scherzo, anche con il sorriso sulle labbra, si possono fare gli auguri ad un collega e ad un amico vero, no? Per sì. Cui Francesco usa sempre questa ironia che ci sta perfettamente. Ma fa ancora più male un infortunio di questo genere a qualsiasi calciatore, per carità, ma fa ancora più male a uno come Javier Zanetti, perché sembra davvero una cattiveria il voler accorciare una carriera che è stata meravigliosa e che poteva andare ben oltre i 40 anni. Sono d'accordo. Ma io sono convinto che comunque sia, lui almeno per la prossima stagione ce la farà a scendere in campo con la maglietta. Sono d'accordo. E quindi a disputare qualche partita. E a quel punto ne avrà 40 e mezzo compiuti, perché li farà quest'estate. E quindi sono straconvinto che magari verso gennaio dell'anno prossimo lo rivedremo giocare a pallone, poi magari qualche minuto soltanto, perché il problema è che recuperare a 40 anni da un infortunio di questo genere, stando fermi 6 mesi, è durissimo, è difficilissimo. Guardate quanto tempo ci ha messo Moutinho, Stankovic l'ha avuto 2 volte questo infortunio in pratica e ha perso quasi 1 anno e mezzo, adesso c'è De Jong del Milan che è sparito anche lui, poverino, e tornerà soltanto il prossimo autunno. Quindi pensate, per un giocatore di 25 anni quanto è complicato, per uno di 40 ancora di diventa più. Quasi un'impresa proibitiva, però veramente è il giocatore al quale credo tutti gli amanti del calcio in Italia tengono di più, perché veramente un esempio straordinario. Tornerò più forte, ha detto, devo solo cambiare una gomma, insomma è la massima, no, ma soprattutto stima per... come ha affrontato la cosa, sì, caro sì. Flavio, perché il dire dopo tanti chilometri ci voleva un pit stop, sì, era sì. Normale che ci fosse, guarda, è veramente data. Io mi auguro che questo ragazzo a fine carriera non se ne vada in Argentina e resti a vivere qui, perché tanto ormai gran parte della sua famiglia è italiana. Sì, anche il Papa. Soprattutto. Quindi motivo in più per... credo che lui serve come il pane al calcio italiano, qualsiasi incarico possa ricoprire, ma io a fine carriera gli darei davvero la vicepresidenza del calcio immediatamente. È così. Come è stato per Albertini, ma lui la metterebbe ancora di più rispetto a Demetrio Albertini, proprio per quanto può servire lui al calcio italiano, per quanto è indispensabile un personaggio come Javier Zanetti al calcio italiano. Un giocatore trasversale, ovviamente, in bocca al lupo. La Roma 4-0. Fammi dire, giocatore trasversale, poi ieri chiaramente a Milan Catania abbiamo visto i cori. Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre in incinta, sì. Ma sia i cori contro i Carabinieri ieri a Milan Catania, sia i cori contro Zanetti sono veramente quanto di più squallido, veramente. Io credo che il giudice sportivo, anziché perdere tempo, andare a vedere quanti mortaretti sono stati tirati e fare il bilancino, 3.000 euro la bomba carta, 5.000 quella che scoppia un po' più forte, eccetera, dovrebbe prendere coscienza dei video che sono stati realizzati chiaramente da Mediaset, da Sky, eccetera, prendere coscienza dei cori e combinare giornate di squalifica così, proprio con una scimitarra in mano, e tagliare giornate proprio di squalifica. Avete espresso cori questo genere? 5-2. È proprio sgradevole, poi riescono proprio a incastrarsi con le circostanze per renderli ancora più sgradevoli, fino anche insopportabili. Ecco, in la domanda è, lo faranno mai? No. No, non lo faranno mai. Il giudice sportivo nostro è più attento a vedere se qualcuno grida all'arbitro, tua moglie intenta fare altre cose, oppure come gli stessi arbitri
sono molto più proventi ad ammonire per una parolaccia, un insulto a loro rivolto, piuttosto che un giocatore che c'è senza la gamba all'avversario. Sono d'accordo. Andiamo alla Roma, 4-0 al Siena, dopo la settimana difficile seguita all'1-1 dell'Udente col Pescara. Evidentemente l'impegno in settimana non è mancato, abbiamo visto una squadra nettamente diversa sia dal punto di vista delle gambe che della testa. Osvaldo hat-trick e gol straordinario di un giocatore che è straordinario e che risponde al nome di Eric Lamela, giunto al 15° gol proprio come Osvaldo in campionato. Come la tua analisi sulla partita? Ecco, a proposito di cori del pubblico, se l'Olimpico fosse stato quello di qualche anno fa, di qualche decennio fa, io mi sarei aspettato dei cori del tipo quando mi pare, giocate quando mi pare, perché più o meno questa è la sintesi, nel senso che questo attore, questa voglia la si poteva mettere anche contro il Pescara, anzi andava messa contro il Pescara. Non che in classifica le cose sarebbero cambiate radicalmente, per carità, perché la Roma è quinta, sarebbe stata quinta anche con quei due punti in più, ma sarebbe stata sempre a distanza dalla Fiorentina. Però la Fiorentina sarebbe stata a distanza di tiro, e visto che c'è Fiorentina-Roma il prossimo weekend, ci sarebbero state ancora delle piccole speranze Champions, e poi soprattutto anche delle certezze maggiori per quanto riguarda la posizione Europa League, quella principale, perché ricordiamo anche che cambia molto, proprio perché la Roma deve incontrare sia Fiorentina che Milan, sì, peraltro poteva anche sognare un qualcosa del genere. Adesso l'unico sogno che può fare la Roma è la finale Coppa Italia, l'Europa League al limite. No, poi ricordiamo che cambia molto tra quarto e quinto posto, perché il quinto posto non solo vai a fare la seconda competizione continentale, ma vai a farla partendo dal preliminare, quindi stagione che inizia prima, quindi ritiro, quindi insomma un sacco di scocciature che adesso con 57 punti e lo sconto diretto a giocare potevi essere lì, insomma. Vabbè, comunque non c'è dubbio, non serve a niente. Ieri, per carità, la Roma non è che abbia chissà quanto prodotto, non è che ci sono state 12 occasioni da gol, ce ne sono state 5, e incredibilmente in controtendenza rispetto a quella che la storia recente della formazione giallorossa, 4 gol sono finiti dietro. Bravo anche Osvaldo, insomma, a finalizzare in 3 occasioni, tra l'altro ha preso anche un bellissimo palo. Bravo Lamela che ha segnato un gol spettacolare, anche se poi per il resto della partita lui ti accende un po' a sprazzi ultimamente. Sì, gol e assist in una partita così, basta, quello là, però tanto basta, sì, voglio dire. Il minimo sindacale, tanto basta ovviamente, però pensate che cosa potrebbe essere Lamela se lui facesse quello che ha fatto nei primi 30 minuti e se lo facesse per 90. Assolutamente, però ricordiamo che è un classe 92, quindi parliamo di un 21enne. Non c'è dubbio. 15 gol in Serie A. Sarebbe un Cristiano Ronaldo della Mela, e siamo lì, siamo lì come numeri, voglio dire, a 21 anni. Insomma, Ronaldo aveva già fatto qualcosa in più, però insomma ci ha messo a ingranare. Ronaldo a 19 anni al Manchester faceva comunque panchina, poi è entrato e ha vinto la Coppa dei Campioni, ovviamente è un altro tipo di squadra, però 15 gol in Serie A, che credo sia senza calci di rigore, io non so, non ho grandi... È vero che tutto andrebbe tarato al fatto che la Roma ha avuto Zeman, e quindi questo è un po' inflazione. A proposito di numeri, ricordiamo che la coppia gol Osvaldo Lamela, 30 reti, è seconda soltanto a quella Hamsik e Cavani, che ne hanno 32. Hai fatto bene a ricordarlo. Quindi se ci mettiamo poi Francesco Totti, che ne ha 11, a quel punto diventa un trio da gol di 41, 12. Non c'è nessuno. 12 il capitano. Fa anche un po' rima, 42. Sì. Quindi credo che sia tutto positivo quello che vediamo migliore attacco, dalla partita. Ricordiamolo. Sì, quello che vediamo uscire dalla partita contro il Siena. Mi è piaciuto, se ti devo dire la verità, in campo per me a mani basse ieri è stato un immenso Bradley. Vero. Che ha condotto proprio, non ha sbagliato un passaggio che uno in 90 minuti, ha condotto il gioco, ha sradicato palloni, ha dato tranquillità lì in mezzo, seguito da anche un altrettanto immenso Florenzi, perché ha corso e per fortuna che non stava bene per 90 minuti, chiudendo con diagonali meravigliose, proponendosi anche davanti. E dico che non è un caso se la Roma non ha preso neanche un gol dal Siena, che comunque davanti è abbastanza sterile, avendo in porta uno come Lopo. Esatto, perché ieri si sentiva dalla televisione, io non sono andato allo stadio, ma sentivo dalla televisione le urla di Lopo, nel senso che una squadra importante di vertice deve avere un portiere rompiscatole che chiacchiera tutto il tempo, che parla tutto il tempo, che guida i suoi tutto il tempo, e quello è fondamentale. C'è la differenza tra lui e Degenenburg, che dal punto di vista della comunicativa è abissale. E quindi pensi che possa, cioè, ci punteresti per il futuro? No, la Roma serve. Io su Lobont punto sempre come portiere di riserva, perché dà ampie garanzie. La Roma deve trovare però un portiere titolare che abbia queste caratteristiche, cioè che guidi proprio tipo joystick
tutti e quattro i difensori che ha davanti, tre o quattro quelli che saranno. Serve un portiere così, perché un portiere così dà sicurezza, infonde coraggio ai propri giocatori. Un portiere così ti dà proprio la dimensione del fatto che sia tutto un gruppo unito che sta lavorando per nella stessa direzione. Altre i mezzi tecnici possono essere differenti, perché Kellenburg ce l'ha, però occorre anche quello. Le altre annotazioni della giornata: derby di Torino, la Juventus che è a un punto, si sono riservati la festa per la prossima giornata. Vista la vittoria con Napoli, si sapeva già da sabato che non avrebbero potuto vincere il campionato già ieri. Insomma, belle anche le parole di Conte su Zanetti. Non ce n'è per nessuno in Italia, anche se la riflessione che facevo è che ha talento e come giocate, come preziosità tecniche, neanche la Juventus fa quello che fa la Roma. È ora che la Roma prenda le responsabilità che gli appartengono a questo punto. So che ne pensi tu. Sì, posso dirti che però anche il Napoli tante volte fa delle cose meravigliose, perché io ho visto il Napoli prendere a pallonata del Pescara nel secondo tempo della partita di sabato, quando invece la Roma ci ha cozzato contro per 90 minuti in pratica. E il Napoli ha tanta qualità, però poi bisogna vedere per quanto, nel senso, perché se Cavani va via tra un paio di mesi il Napoli diventa completamente un'altra squadra. Sì. Che non può avere Cavani contro la Vecino, non può avere Amsic che contro la Vecino. Allora il discorso è quello: sì, la Roma va bene nella qualità, ma se la Roma si accende in intermittenza, una partita sì e tre no, è ovvio che rimarrà sempre indietro, rimarrà sempre una sorta di limbo oltre il quale non poterà andare. Quindi il traguardo massimo diventerà l'Europa League. Quello che è l'obiettivo della Roma è diventare una Roma continua, come quella che ha giocato contro il Siena. Cioè la partita contro il Siena deve essere la costante in casa e fuori, perché il Napoli ad esempio gioca sempre così, in casa e fuori. Anche il Milan nella versione 2013 gioca così, in casa e fuori. Sì, sì, può prendere dei gol, come dice la Roma, ovviamente, però poi gioca con questo atteggiamento e con questa continuità e alla fine la partita la risolve. Io credo che bisogna cambiare l'allenamento in settimana, cioè la concentrazione negli allenamenti. Non ricordo chi lo diceva ieri tra i vari commentatori nelle televisioni. Io mi ricordo che c'era un tecnico fino a due mesi fa che lo diceva, però poi è stato praticamente allontanato. Devono mettercela tu, perché la cosa è che se tu fai una cosa per bene per tutta la settimana, quando poi hai la prova ti rode abbastanza il chiccherone perdere, se hai lavorato e se hai lavorato tanto. E questo è quello che è apparso per esempio ieri, cioè ieri è stato solamente alla fine il risultato, la raccolta, la mietitura di quello che è stata una settimana evidentemente intensa dal punto di vista degli allenamenti. E quindi questo deve essere fatto per tutto l'anno, dall'anno prossimo, per forza, perché possiamo prendere tante belle parole su questo, non c'è dubbio. Il problema è che è arrivato un tecnico quest'anno che diceva queste stesse cose, parlava molto di cultura del lavoro, al di là degli errori che poi ha fatto Zeman su Taxidis, Guecoce, eccetera, parlava proprio di questo, di cultura del lavoro, di doppio allenamento, doppia seduta, eccetera. Si è scontrato con la non volontà di una parte dello spogliatoio di fare quello che diceva lui. No, io credo che se l'anno prossimo arriverà uno come Mazzarri ci sarà lo stesso problema, perché Mazzarri dice le stesse cose: intensità di allenamento, intensità, doppia seduta delle panche del Napoli. Se alla fine arriva Mazzarri ma si scontra contro la non volontà dello spogliatoio, di parte dello spogliatoio, di fare quello che dice, siamo al punto da capo. Però il problema è con i giocatori. È il caso di cambiarlo. Carlo, grazie, poi da domani continueremo a commentare. Grazie davvero, e domani la prima di TS del Domani dello Sport. Un grande abbraccio. Buon lavoro al direttore di TS del Domani dello Sport, Carlo Lazzotti.